è stata fatta. Questa è una sagrestia. Posteriormente, e come può vedere, adesso la pavimentazione è stata portata a questo livello, ma originariamente era molto più bassa. Ah, quindi la porta adesso sembra bassa perché la pavimentazione era più bassa, quindi in realtà era. Anche qui, insomma, vedi, ci si passa appena appena, ecco. C'era sì. Almeno mezzo metro di sì. Sì, è bassa. Anche quella finestrina lì è bassa. Però quelli non erano finestre delle porte, pare che fossero delle nicchie dove si poteva. Ah, dove tipo mettevano una statua della Madonna. Poi tutto è stato rifatto ulteriormente nel XVI secolo ed è diventata una cappella di un nobile del posto, in cui si vede quella, la statua del nobile? La statua del nobile, sì. Sa chi è? No, io non lo so. Onestamente non lo so. Chiediamo poi a Ranzulli. Ok, quindi siamo arrivati. Qui noti bene, che l'originaria apertura prevedeva un'apertura. Ah sì. E quindi. Sì, effettivamente. Anche così sarebbe strana se non fosse più lunga. Fare solo l'arco per una porta. Arrivati a questo punto. Cioè, è diventata la chiesa parrocchiale questo comune di San Pietro a Donni, all'uomo, perché c'era originariamente davanti alla chiesa un olivo. Secondo la tradizione religiosa, dove c'erano, soprattutto in Toscana, dove c'erano delle chiese di tipo romanico, davanti alla chiesa veniva piantato un olivo. Come se vogliamo un po' una tradizione pagana, no? L'olmo era un albero sacro. Sa dell'olmo nel Palazzo Imperiale di Milano? Olmus.